Oggi siamo qui al circuito di Vallelunga. Saranno tre giorni fantastici, i giorni di Pasqua, perché noi la Pasqua la viviamo diversamente. Ma andiamo a farci un giro per il paddock per vedere cosa offre questo magnifico autodromo. Box 24, perfetto. Vediamo un po' se riusciamo a beccare Matteo. No, non lo vedo. Oh sì, non c'è. Ciao, scusa, Matteo? Sta dentro? Matteo, ecco. Ah, eccolo là. La sicurezza prima di tutto, sempre. Signori, buonasera, anche se mattina per me è sera. Te credo. A quest'ora vado a dormire. A che ora ti sei alzato stamattina per stare qua alle 7? Alle 2, ho messo la moto dentro al box alle 2 stanotte. Madonna. Che bello, da solo, non c'era nessuno. Una figata. Quanto ci avete messo a venire? Beh, tante sempre, ma... Quanto ci avete messo a venire? No, ma io venivo da Senza, ma no, ho fatto un altro po' di modifica. Ho montato il copricorcellone in carbonio. Anzi, devo tagliare i fascetti. Fighissimo. Che si sarà seccata la colla. Vai, primo turno. È primo turno, speriamo bene. Sempre cazzo, ma vediamo. Ci proviamo, eh. Ed eccoci qui nella corsia box, aspettiamo la bandiera verde per uscire ed entrare dentro la pista di Vallelunga. Ed ecco qui la corsia per entrare in pista. Ed ecco il furgone. Yeah, vabbè, nel giro di riscaldamento si prende in quinta marcia, diciamo in maniera lenta, si rispalanca, si scalano due marce per inserire alla Jimny 1, ecco la Jimny 1, corda esterna, si mette la terza, la quarta, si spalanca. Campagnano, si mette la seconda, e si va a spalancare verso la Sorante. La Sorante è la prima curva a sinistra che troviamo. Ora vabbè, traiettoria leggermente sballata perché comunque per il sorpasso mi sono dovuto stringere, ed ecco la trincea, un sinistra-destra, si tende a fare velocissimo con la seconda che si spalanca per arrivare alla semaforo, curva in contropendenza, si cerca di prendere la corda finale, aprire il gas, ed ecco il tornantino, la curva più lenta. Ginocchio a terra, quasi gomito a terra, si esce spalancando, la moto si muove.
la S sempre un sinistra destra che ti riporta alla Roma. Terza, si tocca un po' il freno, si tende a fare più percorrenza possibile, prendi la corda e cerchi di spalancare per arrivare sul rettilineo del traguardo. Quarta, quinta, e 50-60 ed ecco il furgone, qui veramente a questa velocità ginocchio a terra, gente a morire, cambio di direzione, corpo tutto fuori dall'altro lato per ribilanciare la moto. Quarta, terza, ecco la Cimini,